Buongiorno a tutti e benvenuti a questa videoanalisi settimanale. Allora, partiamo come al solito da euro-dollaro per dire di un aspetto interessante, e cioè che, come si vede, diciamo così, e fermo restando questo livello a 1,0370 come target, il recupero di euro-dollaro fa molta fatica a superare questo scoglio di quest'area 1,02-1,0230. Insomma, tutte le volte che arriva qui il mercato sembra aver voglia di colmare questo gap che va fino alla resistenza precedente, ma fa fatica. Quindi possiamo dire che per ora i valori si assestano intorno a questo livello e staremo a vedere che cosa succederà nella prossima settimana. Ma il dollaro si è indebolito un po' con tutte le altre valute globali. È particolare e vorrei mostrarvelo subito l'andamento del dollaro, diciamo così, verso lo yen giapponese, che ha visto un fortissimo recupero dello yen nelle ultime sedute di un trend che però è ancora fortemente rialzista, lo vediamo bene qua. Quindi, detto che quindi, il dollaro è diventato debole anche con altri strumenti finanziari, si sta avvicinando a questo livello che prima fungeva da resistenza e ora può fungere da supporto. Questo per quanto concerne il dollar index. Rimaniamo però in area dollaro per analizzare come al solito altri strumenti e non dimenticandoci prima di evidenziare che il dollaro è ulteriormente debole anche con le cripto. Lo vedete qui, sta recuperando decisamente Bitcoin, trainato a rialzo da Ethereum che già è su livelli di resistenza abbastanza evidenti anche graficamente, ma un segnale particolare lo merita il rendimento. Il rendimento americano non è altro che il rovescio della medaglia di quello che è l'andamento dell'obbligazionario, cioè se l'obbligazionario sale, il rendimento scende, se l'obbligazionario scende, il rendimento sale. Ebbene, dopo mesi e mesi in cui abbiamo visto questo rendimento portarsi sempre a rialzo e arrivare a testare per 2 volte l'area 3,20, 3,15, 3,20 e fare questo massimo a 3,50, disegnando una figura anche di potenziale testa spalla, ebbene diciamo che in questo caso la neckline, cioè il livello di supporto, lo si vede anche da quante volte è stato testato, da non superare era i 2,70, ma il mercato si è portato sotto, siamo a 2,64. Si continua quindi a comprare bonds perché questo rendimento attrae, essendo un decennale, rimane alto invece il rendimento del biennale, viste le politiche della Fed, che però si può presumere, osservando questo grafico, sono viste poi rientrare da parte degli investitori, per questo si va a comprare la parte più lunga della curva. Eccolo qua. Allora, quello che succede è che l'immediato riflesso di ciò che abbiamo visto e anche dell'andamento dei bonds lo abbiamo sulle materie prime, in particolare sull'oro, ma partiamo dal petrolio che rimane ingabbiato nel trading range 95-123, lo vediamo in maniera molto chiara, esplicitato nel grafico. Sotto 95 però c'è un'area ad alta densità, lo vedete qui, che va sino a 90 o giù di lì sul petrolio stesso. C'è stato uno spike a ribasso, esattamente qui, come qui ce ne fu uno a rialzo, ma il mercato sembra orientato a rimanere intorno a questi livelli. Vedremo. Il segnale eventualmente di un ritorno verso l'alto delle quotazioni verrà da chiusure del petrolio sopra i 100 dollari, che a questo punto assume un po' anche il livello spartiacque. Poi ricordiamoci che a 115 c'è una forte resistenza intermedia, lo vediamo bene graficamente. Ma la palma di commodity della settimana spetta senz'altro, diciamo, all'oro, che come vediamo ha avuto un movimento veramente, importante, complice anche questo è il future continuous, complice anche il cambio di contratto, questo non dimentichiamocelo. Come si vede nell'ambito di questo ampissimo trading range che consta di 400 dollari, cioè quello che va tra 1680 e 2080, lo vedete qui, una volta testato l'importantissimo supporto è arrivata subito la reazione, come una fucilata, lo vediamo qua, siamo già a 1780, abbiamo superato la prima resistenza dei 1765, la vediamo qua, e ci avviamo a testare l'area 1815-1830 e poi chissà quella dei 1865, la vediamo qui, che è un po' lo spartiacque, diciamo così, tra i due livelli. Comunque, oro sugli scudi in maniera chiara, diciamo così, e ben evidente. Ma c'è un altro metallo che è molto importante e che si è comportato molto bene, che è l'argento. Lo vediamo qua, avevamo segnalato più volte durante le nostre trasmissioni di market briefing il test dell'importante area dei 18,50, che è quell'area da cui
è andato partendo, tutto rialzo post-Covid, lo vediamo bene qua. Ebbene, una volta ritornato su questi livelli, la reazione è stata pronta. Target può essere con un'estensione fino all'area 22, in particolare però già qui l'area 21,80 sembra essere una resistenza significativa. Andiamo allora adesso a vedere gli indici. Dunque, prontissima e forte la reazione, diciamo così, degli indici americani. Come detto, la violazione di quest'area dei 3.900 dal punto di vista grafico aveva un grande senso, è perfetto il movimento di rottura e pullback e poi di slancio verso l'alto. Sino a dove? Beh, stiamo arrivando adesso, lo facciamo dai 4.080, sino diciamo ai 4.200, poco meno, in realtà 150. C'è tutta un'area di difficoltà e di congestione del prezzo che potrebbe fungere da resistenza. Attenzione perché movimenti così repentini nella loro evoluzione non sottendono la tipica pacatezza di chi compra in ottica di lungo periodo. Semmai evidenziano, diciamo così, l'esuberanza di chi compra a ogni costo, più probabilmente per chiudere posizioni, quindi short covering. Attenzione perché quando queste attività finiscono, poi lasciano, diciamo, tutti gli attori un po' sconcertati. Qualcuno ha avuto paura di perdere un treno, qualcun altro l'ha inseguito e poi si ritrova che i cavalli, diciamo così, non hanno più fiato. Ecco, attenzione perché arrivando nelle zone di forte resistenza, io credo che questa comincerà a farsi sentire. Di cosa ha bisogno questo mercato se si tratta di andare a cercare un bottom? Beh, ha bisogno di una zona dove fare, diciamo così, in basso quello che in passato aveva fatto in alto, cioè se qui è stata fatta a lungo, è durata 6 e più mesi, un'area di grande distribuzione, ora necessiteremmo di un'area di grande accumulazione. Potrebbe probabilmente essere questa, non è detto che i minimi debbano essere rivisti, ma sicuramente ci vuole che il mercato trovi un certo consolidamento, magari evolvendosi in un certo modo, e poi possa, chissà, tornare a splendere verso l'alto. Tipicamente il mercato però ha bisogno di farselo un tetto, esattamente come si è fatto un floor, cioè un pavimento. Allora il tetto potrebbe cominciare ad assomigliare a questo livello, più sopra abbiamo l'area dei 4.300 che potrebbe essere, diciamo, la parte della soffitta. Quindi attenzione al mercato, dove andrà a evolversi e poi avanti e indietro dove andrà a girare. E questo sembra un po' essere, diciamo così, fatto sull'indice più importante, lo stesso riferimento che si può ragionare possa esistere anche per il Nasdaq, anche per il Russell e anche per il Dow Jones. Per quanto riguarda l'Europa, sono usciti anche i PIL un po' sopra le attese, l'Eurostock ha celebrato a dovere, guardate qua, perfetto pennant con bandiera e successivo contromovimento ancora di pennant, e qui le forti resistenze, lo sappiamo, le prime stanno in quest'area, siamo intorno ai 3.850-3.870, siamo ancora lontani, però attenzione perché anche qui tutto questo scatto verso l'alto con questa ripidità sa un po' di ricoperture. Ricoperture che sicuramente sono capitate anche sul DAX, che ha spazi anche per ulteriori salite, soprattutto dopo aver rotto quest'area dei 13.400 punti, che era un livello molto tosto, ci è riuscito con la seduta di venerdì, con la seduta di ieri. Ecco che diventa molto importante riuscire a mantenere questo livello. Attenzione però, perché come dicevo, di solito quando ci sono questi movimenti di ricoperture, poi l'indice tende un po' a sedersi e ricordiamoci, qui non c'è più il sostegno delle banche centrali. Allora andiamo a vedere che cosa succede sul FIB. Beh, il movimento somiglia tantissimo a quello degli altri listini europei, anzi addirittura qui la ripresa è stata, se possibile, anche più violenta per certi versi, no? Allora noi adesso siamo proprio su una linea importante, ci abbiamo chiuso qua, ci avevamo chiuso qui a ribasso, ci siamo praticamente qui intorno su questi livelli. L'area in oggetto potremmo definirla quella dei 22.500 punti, lo vediamo perché a me piace, lo sapete, tagliare con l'accetta e non di cesello. Questi 22.500 punti saranno un po' il livello spartiacque. Sopra si può tornare a ragionare in un trading range ampio, lo vediamo qua, no? Ok, a lungo questo era stato il trading range, e sotto, se si torna indietro, si torna a ragionare su un'area di accumulazione. Vedremo che cosa il mercato vorrà in questo senso offrirci. E andiamo allora a vedere anche qualche titolo. Allora, la scorsa settimana è così analizzare, perché su questi livelli non è facile andare
diciamo così, a cercare titoli nuovi che ci sono, potenziali con momentum. Allora, la scorsa settimana evidenziavamo alcuni titoli che potevano avere un potenziale momentum. Tra questi c'era Campari, che si è mosso verso l'alto, però adesso sembra un po' arrivato a un'area di resistenza che richiede per essere violata qualcosa di più di quel superamento dello scoglio della scorsa settimana. Un altro titolo che ho messo in evidenza e che invece il suo bel movimento se l'è fatto è stato Nexi, col breakout dell'area di congestione che mostravo e che è andato a farsi un bel livello. La resistenza più forte è ancora lontana, ma siamo vicinissimi al livello di breve periodo. Attenzione anche ad Amplifon, perché Amplifon è arrivata esattamente intorno a quei 33, poco lontano da quei 33, sta avvicinandosi fortemente. Diciamo così, da quell'area 33 che vi dicevo, secondo me funge da importante resistenza. Stiamo a vedere che cosa può succedere su questo titolo. Ci sono però altri titoli che sono in area di potenziale momentum. Guardate, sono tutti un po' della stessa famiglia. Guardate Azimut, vicina alla resistenza di breve periodo. Guardate Banca Generali, vicina alla resistenza di breve periodo. Guardate Banca Mediolanum, un pochino più lontana, ma sempre prossima a una resistenza di breve periodo. Rimanendo nella famiglia, Fineco, diciamo così, sta avvicinandosi a quei livelli. Meno, devo dire, mi piacciono i bancari. Banco BPM, eccolo qui, è vero che si avvicina a delle resistenze, ma il grafico non è certo quello della sua famiglia, ma soprattutto, guardate qui, Intesa, direi che graficamente ancora deve acquisire quell'appeal, diciamo così, di cui io parlerei. Titoli che invece avevano già momentum e hanno continuato ad averlo sono senz'altro Ferrari e poi senza dubbio anche STM, lo vediamo qua. Ai titoli che hanno guadagnato molto momentum si aggiunge un po' tutta la galassia degli agnelli, ivi inclusa Stellantis, che superata la resistenza si è comportata molto bene, ma non era tra quelli evidenziati in precedenza, e CNH. Lo vedete qui che, diciamo così, si è mossa verso l'alto. È arrivata poi la notizia che Exor verrà, diciamo, delistata da Milano e quotata a Euronext Amsterdam, e il titolo, vedete, graficamente ne ha approfittato, si è mosso verso l'alto. Titolo che si è mosso con fatica dai minimi un po' verso l'alto è stato anche Iveco, lo vedete qui, che ha fatto breakout delle resistenze più importanti. Tra quei titoli, invece, raccontati con diciamo così la narrativa di quelli che insomma magari uno se li può mettere in portafoglio con un po' di ottica di lungo periodo, avevamo citato i soliti noti, quindi Generali, avevamo citato sicuramente Eni ed Enel, e come vedete in ragione dei risultati Enel anche ha fatto qualcosa di interessante, anche se la candela è un po' dubbiosa, no? Mentre Eni in maniera più robusta è uscita da una congestione del prezzo che la poteva penalizzare verso l'alto. Deve fare ancora un po' di strada, sarebbe carino vederla sopra quest'area, quindi tornare sopra i 12 euro per avere un quadro un po' più chiaro. Passiamo anche a vedere però alcuni interessanti titoli americani, e prima di tutto diamo un'occhiata ai soliti big, no? Tra cui Apple, che ci ricordiamo di cui avevamo parlato. Per ritorni sopra 151, diciamo, quindi sopra questa resistenza, che si sta muovendo molto bene si stanno muovendo anche le altre big. Vediamo Microsoft, quindi, che ha finalmente rotto quella congestione del prezzo di cui avevamo tanto parlato, ma per quanto fosse un pochino rimasta indietro, sta recuperando velocemente. Google, che si sta portando verso la parte alta del trading range, ha fatto ottime cose. Amazon, che è riuscita a fare il breakout di quell'area di congestione del prezzo, insomma, di titoli che, come dire, di titoli che si sono mossi verso l'alto, noi ne abbiamo visti parecchi, tra cui Tesla, che dopo aver superato questa forte resistenza, evidenziata alcune, diciamo, videoanalisi fa, si sta muovendo verso l'alto in maniera abbastanza stabile. Segnalo invece un titolo di cui abbiamo parlato tante volte, che senz'altro ha dato un fortissimo segnale di recupero, che è Berkshire. Dopo aver visto questo minimo importante e avere rotto la congestione, Berkshire è adesso intorno ai 300 dollari per azione, nei pressi di una resistenza molto forte. Se superata,
si andrà subito al target successivo, ma questo comincia a essere anche un livello di, che potrebbe essere già anche un punto di arrivo. Guardiamo anche qualcuno dei titoli che la settimana scorsa avevamo evidenziato come titoli con un potenziale di momentum da guadagnare. Allora, avevamo parlato di JPC, che era sicuramente un titolo interessante, e dopo il breakout vedete che ha continuato molto bene a rialzo. Avevamo segnalato, diciamo così, eccolo qui, Service Corp, eccolo qua, vedete anche qui, bel movimento di breakout che è andato. E per esempio avevamo segnalato PGR, anche qui, come vedremo, reazione, no? Abbiamo detto, per chi non vuole acquistare proprio sui minimi, magari ci sono titoli che hanno un bel trend e possono reagire e portarsi lassù. Allora anche qui abbiamo visto una reazione che invece non c'è stato, almeno non per ora, su CRM, ovvero Salesforce, che ancora deve tentare di bucare verso l'alto e quindi è un po' in ritardo in questo percorso. Direi che per questa settimana è tutto, abbiamo affrontato delle situazioni molto interessanti, un po' di attenzione perché graficamente dopo tanta corsa non è facile che l'indice possa continuare con questa intensità, sono prevalentemente ricoperture che quando finiscono lasciano un po' lì, come dire, come dopo una grande corsa, tutti sudati ma magari senza dell'acqua con cui rifocillarsi, quindi fate molta attenzione. Un caro saluto a tutti, alla prossima, ciao!